sistemare tutto per settembre, perché raga, sarà un anno. Anche perché è il primo anno in cui io non andrò a scuola, quindi sarà molto strano, anche se comunque farò un sacco di cose. Non mi girerò i pollici, ecco. Allora, in realtà, secondo che. Vabbè, allora, in realtà faccio questa diretta. Faccio questa diretta perché devo fare un frullato. Io ho bisogno del vostro aiuto, nel senso che io li facevo una volta, però dal frullatore classico. E invece oggi lo faremo con questo frullatore che ho acquistato su Amazon, infatti se poi funziona vi faccio sapere. Funziona. Praticamente è un frullatore portatile che ho rotto, certo. No, non ho rotto, stavo rompendo. No, ho praticamente rotto la linguetta del caricabatterie, cacchio, Elena. Vabbè, E niente, quindi ho bisogno del vostro aiuto perché magari siete più pratici di me in queste cose. No, raga, ho fatto un disastro come sempre. Cioè, ok, no, forse ce l'ho fatto. Domani vado a ristrutturarmi. No, vado a fare le unghiette, tutto, anzi, consigliatemi qualche colore. C'è sempre rimanente. Non faccio gel da un po' in realtà e sono ancora distrutte le mie mani, ma col tempo si rimetteranno. Tra l'altro prima sono andata a sbattere col pollice dove sto a letto, non mi chiedete come io abbia fatto. E sapete quelle cose che vi fanno tipo malissimo, che state tipo là 5 minuti fermi? A urlare dentro perché non vorreste urlare fuori. Niente, raga, l'ho rotto, non c'è nulla da fare. Cioè, guardate, c'è questo, ho rotto la linguetta, vabbè, fa niente. Comunque, spero non si rovini. Questo è il frullatore, io ho letto le istruzioni, ma boh, non lo so. Cerchiamo di creare qualcosa. No, allora in realtà le farò, ma poi dovrò rifarle i primi di settembre perché a settembre succederà una cosa molto bella, e dovrò rifarle sicuramente per l'occasione, quindi le farò colorate in modo che poi, visto che le farò sicuramente color nude, devo approfittare di farle colorate. Avevo pensato di farle a tema glossy orange, ma è da capire. Volevo farla con le banane e le fragole, ora vediamo cosa ne esce. Comunque, state molto attivi perché quello che avete visto di Glossy è solo l'inizio e non lo dico per dire. Ora piano piano capirete tutto, tutto quanto si evolverà e vi ringrazio anzi per tutto l'affetto che avete donato a Glossy perché sono molto contenta e sono sicura che questo
È solamente un punto di partenza, io ci spero. Per quanto riguarda l'università, mi avete chiesto tantissimi e forse vi avevo anche già risposto, ma fa niente, lo risponderò di nuovo. Praticamente l'ho già raccontato in un video o in una live, non ricordo, ma io mi ero promessa di finire la scuola viva, e sono viva, incredibile, e darmi un anno di pausa, ma non da tutto, o comunque non è che c'è pausa, tipo che non faccio niente, ma dallo studio. Io ho passato gli ultimi 5 anni della mia vita a letteralmente studiare, lavorare e non è stato facilissimo, so che molti diranno se sì, vabbè, cosa vuoi che sia. In realtà per la mia età cercare di conciliare tutto non è stato per niente facile, ma ce l'ho fatta e voglio provare un anno da, diciamo, non so spiegare, vorrei semplicemente provare a dedicare un anno intero al lavoro, al mio futuro, a Glossy Orange, a quello che amo e niente, quindi vorrei semplicemente provare la bellezza di non avere l'ansia di dover avere un'interrogazione il giorno dopo, ma semplicemente, come ho detto prima, focalizzarmi solo sul lavoro. Voglio studiare perché non voglio abbandonare lo studio, anche perché mi piace studiare, ma vorrei studiare moda, vorrei continuare a studiare moda. E niente, questo. Che altro? Lo farò, ma non quest'anno. Quindi lo farò. Ovviamente io, cioè, faccio un lavoro dove non si smette mai di imparare, quindi sicuramente apprenderò ogni cosa, ogni esperienza. E niente, sono molto contenta. Non vedevo l'ora che arrivasse settembre perché, cioè, non vedo l'ora che arrivi settembre, non siamo ancora a settembre. Io ho già la testa a settembre. E non vedo l'ora che arrivi settembre perché, sono contenta di tutte le cose che avverranno, quindi sono pronta ad affrontare tutto e sono carichissima. E niente. Ciao Bubble. Vabbè, voi invece? Manca poco per l'inizio della scuola. Lo so. Che dire? Che dire, follettini e follettine. Secondo me ne ho fatte troppe di fragole, eh. Vabbè, fa niente. Ciao, le scrillosito. E niente. Se avete voglia intanto di farmi qualche domanda, risponderò mentre faccio il frullato. Allora, con le fragole abbiamo fatto. Quindi raga, quanto macchiano le fragole, mannaggia. Prendendo la carta. Raga, Ibiza è stata veramente bellissima. Come sapete, come avrete visto, sono già stata con le mie amiche per i viaggi di maturità.
E devo dire che è stato veramente bellissimo. Ci sono tornata, ma sono stata principalmente a Formentera perché sono stata in giornata l'altra volta e mi ero letteralmente innamorata, quindi ho detto devo tornarci assolutamente, stare solo lì. E siamo stati solo a Formentera, abbiamo fatto solamente una serata a Ibiza. Il mare era qualcosa di meraviglioso e niente, wow. Visto qualche commento sul completino, sarebbe un pigiama, è un po' sexy, scherzo, no? È un po' così, non è un classico pigiama, ma mi piace tantissimo, è super raffinato, poi il colore è bellissimo. L'ho preso da Victoria's Secret, quindi se lo volete è lì. Non so se ci sia ancora, so che c'erano di altri colori, ma non so se ci sia ancora, l'ho preso a maggio, credo. Allora, farò con le mani? Farò con le mani. Secondo me basta. Ok. Bene. Allora, ho una domanda. Secondo voi, se metto il ghiaccio, faccio una cagata? Sì, no? Fatemi sapere. Perché vorrei farlo fresco, quindi volevo metterci il ghiaccio. Però non so se faccio una cavolata, se lo rompo, perché ho paura di romperlo. Sinceramente, l'ho appena comprato, eviterei. Comunque, se lo volete, adesso lo vediamo, perché non so neanche se funziona, ma se funziona, nel caso. In caso si chiama tipo frullatore portatile, una cosa così, dovrebbe venirvi fuori. Sì, ora metto anche il latte, ma il ghiaccio lo metto dopo? Ehi, no? Ma io penso che si beva da qui, sapete? Vabbè, ora capiremo. Mettiamo il latte. No, raga, dovete sapere che io e la cucina, io e il cucinare siamo le cose più opposte al mondo. Quindi. Carino. No, raga, sta uscendo il latte perché. Questa cosa non era prevista. Ma perché? Raga, vedete? Sono capace. Cioè, perché sta. Cioè, sta scendendo il latte, raga. Vabbè. Lo rimettiamo. Non volevo sprecare. Secondo me è tipo aperto, non va bene. Ah, qui. Boh. Sinceramente non ho capito. Cioè, capite che io non sono in grado? Che niente la fai? Vabbè, cioè nelle istruzioni diceva mettete il latte, ma io l'ho messo. Ma scende. Come funziona? Lo metto alla fine? Lo metto alla fine. Lo metto alla fine? Non lo so, raga. Non vorrei sprecare altro latte. Ma secondo me ora non scende più, era solo aperto prima. Proviamo. Ok. Ora, sono proprio curiosa. Carino però. Vediamo. Non funziona.
raga, adoro. Cioè, funziona. Vai, prendi l'altro. Ma raga, ma che carino, avete visto? Fine? No, dai, ancora. No, raga, adoro. Io andrò in giro solo con questo coso. Farò così. Su Amazon, ma in realtà volevo un frullatore perché io qua a Milano non ce l'avevo. E ero su TikTok. E avevo visto appunto questo video di questo tipo che faceva il frullato, un tipo americano. E mi era venuta voglia. Quindi sono andata su Amazon e ho detto mi compro un bel frullatore. Poi ho visto questo, ho fatto no, questo è pazzesco. Vai, l'ultimo giro e basta. Dai, ma guarda che carino, poi tipo potete andarci in giro così. Ne ho fatto un goccio anche per Gianne, è tanto. Oh. Chissà. Ok, adesso è da capire. Ah, qua si apre. Ah, allora, ha tipo. Lo chiamo scolapasta, ma tipo dei puntini, così almeno quando io lo verso filtra la frutta. Secondo me è buono con la frutta. Vabbè, comunque. Ora ci mettiamo un goccio di ghiaccio. Un goccio, due cubetti di ghiaccio. Uno. E due. Questo lo rimettiamo in freezer. Ma a me piace, io metto il ghiaccio ovunque, raga, io amo le cose fredde. Cioè, soprattutto d'estate. Un goccio di zucchero, anche lo zucchero lo metterei ovunque, nonostante il fatto che faccia male. Ok, mi sa che lo farò. Va bene, incredibile, ce l'abbiamo fatta. Comunque, questo lo trovate dentro la confezione per caricarlo. So, non sono dotata. Che voto dai al frullato? Buono! Sette e mezzo, si può sempre migliorare. Lo giro un attimo. Faccio un cucchiaino. Beh, ne porterò un po' a Gian. Speriamo rimanga un po' fresco. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, incredibile.
Ciao amore, ciao Agnese. Bene, io vi mando un bacione gigantesco. Grazie per essere stati qui in live. Oddio, quanto sono abbronzata. Mi sembra solo. Conto solo ora. Qua mi sono anche tutta scottata. Scrivetemi nei direct o mandatemi qualche screen di qualche consiglio per le unghie per domani. Un colore, non devo fare niente di che. Vi farò sapere se è buono questo frullato. Io vi mando un bacino grande e ci sentiamo presto. Ciao!